Che cosa è successo? Che cosa sta succedendo? Perché quello che sta succedendo è una cosa che non è mai successa da parecchio tempo e secondo me solleva due problemi. Uno di carattere diciamo di educazione, perché venire qui sarebbe stato il minimo. Questo vale sia per lei che per chi non sarà qua, perché ho scoperto che non ci sarà solamente Loredana. No, c'è... Ecco, c'è proprio, c'è, sì. Si è mosso qualcosa d'altro, sì. Oggi, e questo, e adesso ci arriviamo, e non ci sarà solo Loredana e non ci sarà solo Ultimo, ma ci sono altri cantanti che oggi non vedrete, come invece è tradizione di questa trasmissione. Pare che ci sia appunto un cartello di cantanti solidali con Loredana Bertè, che siccome non è arrivata nel terzetto dei primi tre, non se la sono sentita di venire, perché terrebbero manforte a questa ingiustizia. Ora, di ingiustizia non si tratta, perché di voto si è trattato, prima cosa, e seconda cosa, sottolineo anche che non solo non si è trattato di ingiustizia, ma è ingiusto pensare, come qualcuno ha sussurrato sui social adesso e in certi palazzi della politica in altro caso, che noi giornalisti si sia votato perché in qualche modo sinistro orsi e quindi mossi al contrario rispetto alla destra. Non è così, non è così. Abbiamo votato per la qualità. Un secondo, scusate, mi fate finire? Mi fate finire? Noi abbiamo votato per la qualità della musica, punto. Se questo voto non vi va bene, fate cambiare il regolamento e non ci date più il 30% di possibilità. Un'idea. Però voglio dire una cosa, è molto bello vedere in scena, non parlo tanto di voi che siete quelli che vengono il pomeriggio e credo siate più veri rispetto al pubblico del sabato sera, del venerdì sera, che pagano un sacco di soldi, che sono venuti vestiti come all'ultimo dell'anno. Quei signori fischiano solo il sabato sera, poi non vanno né a un concerto né comprano un disco. Bravo. Se sono solidali, comprano il disco e vanno a concerti, e così si ma fa vedere agli altri. Però scusami, vuol si dire può dissentire se... certo, al momento. Certo, e poi dissentire, però poi dimostra anche il l'affetto. Il diritto al mugugno ce l'hanno anche certo. Gli spettatori. No, però poi dopo fai vedere all'artista che veramente li vuoi bene, vai al concerto e compri il disco, ma perché la musica ha un costo. Però per rispetto del pubblico che li ha amati, e anche se non li ha votati, li ha amati, sia Ultimo che Loredana, potevano presentarsi, sì, su questo. A me passo. Dispiace che lei non sia qui, perché avrebbe vero, dovuto essere. Cazzati, però. Dispiace moltissimo, anche a me ovviamente. Mara, a me mi sembra un po' curioso però che accettiamo le bizze di uno come Ultimo, che ha 12 mesi di carriera, e contestiamo quelle di Loredana. Non accettiamo che ne ha nessuna delle due bizze. E allora, insomma, diamoci una regolata. Sono storie diverse. Certo. È diversa una persona che non viene perché probabilmente non è paragonabile. Non è paragonabile. Lui è partito stanotte, ne abbiamo già parlato. Io posso dire solo che mi dispiace molto, Loredana, che tu non sia qua. Anche io perché... avrei voluto averti qua. E avrei voluto che vincessi tu, questa è la verità, però va bene così, Loredana, però qui da me a Domenica Inn avresti trovato un'amica che ti vuole bene da 30 anni e che ha fatto molto per te, Loredana. Brava Mara. Che ha fatto molto per te. Capisco, probabilmente hai ragione tu, meritavi di vincere, meritavi un premio della critica, però io ti aspettavo, ti volevo qua, ti voglio bene sempre e ti farò sempre per te. Brava Mara. Però per stemperare diciamo anche che la classifica ce la ricordiamo per 10 giorni, tra 8 mesi, ma chi si ricorda, esatto, che è arrivato primo, che è arrivato secondo? Se una canzone è bella va a vendere. Non è questo, è che comunque voglio dire... offesa. Sei molto offesa. No, io non sono offesa. Io voglio bene a Loredana e la capisco, la comprendo. Allora, ma qui avrebbe trovato persone che le vogliono bene. Un sacco bene. Capisci? Qui avrebbe si sarebbe ricaricata col suo pubblico. Mara, mi dispiace. Mara, io non Questo mi dispiace. Non ho capito sinceramente il motivo per cui non sia venuta. Vediamo i fischi all'Ariston. Vediamo come ha reagito ieri sera il pubblico. Al quinto, Simone Cristicchi, abbi cura di me. Una rivolta popolare. Al quarto posto, Loredana Bertè. Cosa ti aspetti da me? Allora.
scusate, 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 un momento. Abbiamo. Bisio, momento. Vai, scatenati. No. Bisio, allora, scatenati. Vai. Basta! Bisio, scatenati. Guardate che ti mando Bisio, eh! Vabbè, non è mai successa una cosa del genere. Però guarda che capitano queste cose, succedono anche in altri settori, no? Per esempio, ti faccio un esempio, Ronaldo non si è presentato a Monte Carlo perché è arrivato secondo. Quello che non è io posso anche accettare Loredana, perché comunque l'artista, 40 anni che è sulla breccia, particolare nervosi. Non accetto gli altri, il concetto di solidarietà è inaccettabile da parte degli altri. O c'è una major che sta spingendo in quella direzione, io è una mia. C'è poi solidarietà, ma poi scusami, c'è una carriera che andava però premiata, e forse i giornalisti in questo caso sono stati di manica stretta verso Loredana, punto e basta. E verso le donne in generale. Io anche la penso così. Io trovo veramente queste chiacchiere. Sì, non è mai successa, è una cosa del genere. È un'opinione di persone che vedono la televisione. Appunto, non esprimiamo delle altre. A me Loredana sul palco manca perché andava premiata una carriera, una storia, una canzone. Punto e va a capo. Voi avete deciso per altri versi, va bene così, lo accettiamo. Sì, ma però Plati, guarda che però io ti giuro che non so ancora le percentuali di voto del sotto il terzo posto. Tesoro mio, cioè, sei stato tu a dire che a un certo punto voi siete stati accusati anche politicamente di aver votato in un certo modo. Era in testa ultimo poi, oggi, no? Parliamo di oggi. Però dico questo, parliamo di oggi. In nome del fatto che Loredana, peraltro una donna notoriamente molto all'avanguardia anche dal punto di vista della politica, certo, andava comunque premiata da qualche maniera. Questo però dovevi dirlo a chi organizza. Il premio della critica, scusa, con tutto il rispetto per Silvestri, che ha una carriera in corso. Ma questo è un altro discorso. È un altro discorso. Almeno quello. Ma allora diamole un premio alla carriera e la chiudiamo qui. Ma no, che discorso no, è? No, dai. No, premio no, della critica. Premiata, punti a capo. Non solo andava premiata, forse Claudio avrebbe potuto. Io stimo Claudio e mi è piaciuto tantissimo il festival, andarla a prendere brava, in quinta brava, e farle prendere e questo meritato applauso, che forse l'avrebbe consolata un po'. Esatto. A me sembra che questo comunque sia mancato. Il premio della critica intestato poi tra l'altro a Mia Martini, non è le pizze di una il premio diva della critica dedicato appunto a Mia Martini, no, istituito nel 1982 da dei colleghi allora proprio per Mimì, che venne qui a Sanremo con un pezzo di Fossati. Sarebbe dispiaciuto se l'avesse vinto allora, la sorella? Allora però c'è stata, cioè bisogna accettare, è piaciuto Silvestri, io ho votato per Cristichi. Se entrava sul palco un momento per riacquistare dipendeva dall'organizzazione, dipendeva dalla struttura del festival. Non sono le pizze di una diva, è una carriera rock vera di una musicista. Ma non dipende vera, dai giornalisti. Comunque premiata, punto a capo. Sì, ma non dipende dai giornalisti. Il pubblico, la premia al pubblico. Non è stato fortunato. Comunque, rapporto, no? Posso dire che anche se non è stata premiata dai critici e dai giornalisti, è premiata sicuramente dal pubblico che la ama. Come mai? No. Loredana, noi siamo con te, noi siamo con te, ti voglio bene, non mi sento assolutamente offesa, sono solo dispiaciuta perché penso che tu stia soffrendo, non devi soffrire, sono solo canzonette amore, tu sei una grande. Ma Mara, scusami, ma tu non credi che stiamo dimenticando, l'esistenziale però, perché stiamo parlando di ordine d'arrivo, di piazzamenti, di giuria, sì. Allora, Loredana da molti anni era stata colpita da un'infamità non pari a quella della sorella di Mia Martini, ma insomma ci andava vicino, e cioè era stata etichettata come artista inattendibile, che stava sempre sul cornicione, che non rispondeva al telefono, che ai concerti poteva venire o non venire, così, e questo l'ha danneggiata per molti anni. Adesso lei quest'estate è stata la dominatrice del certo, mercato estivo, con un tormentone straordinario, e questa onda lunga è arrivata anche su questo palco. Ora questo va premiato, cioè interrompere così questa cosa è veramente disonorevole. Ma comunque ha detto bene lei, volevo prendere biglietti al Brancaccio per il concerto, è tutto esaurito. Ecco, punto. Quello. Mai come quest'anno a Sanremo la vittoria di qualcuno, cioè di Loredana, avrebbe messo d'accordo tutti. Bravi. Se avesse vinto anche i fans degli altri gruppi ne sarebbero stati felici. Un motivo capito, in più per accettare questo. Marina, scusami, però questi discorsi che state facendo
Mannaggia. Fanno pensare al fatto che ci debba essere una vittoria per forza per qualcuno. No, io il 50% del voto è andato al pubblico che ha scelto, e ha scelto in maniera diversa. Non è che per forza tocca votare qualcuno, capito? Cioè non è possibile, sennò andiamo a casa tutti.